Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Lu77. Ci troviamo al Gran Premio del Mugello in Italia e abbiamo 70 punti da spendere come abbiamo visto l'ultima volta. Sicuramente avevamo detto li andremo a spendere al motore. Siamo quindi pronti al circuito, dopo del quale ci sarà la finestra di trasferimenti. Speriamo che il nostro Rino Cinquantino si comporti bene in maniera tale da avere delle offerte o perlomeno di riuscire a rimanere in questo team e di non essere licenziato. Alla fine della FP3 abbiamo raggiunto una quinta posizione per il rotto della cuffia. Sicuramente un decimo e mezzo meglio avremmo potuto andare, cosa che non ci dà la quarta posizione provvisoria, magari anche 2 decimi e essere lì al quarto posto. Questo investimento nel motore si nota, anche se c'è da dire che ci sono dei vuoti, il motore non ha un'erogazione regolare. Molto strano, e deve essere giusto dei tagli che fa il software per via del fatto che non abbiamo tutti i punti sviluppo. Andiamo quindi alla qualifica. Andiamo diretti al Q2, grazie ai nostri tempi delle prove libere. Ed eccoci per un giro da fare tutto in apnea per qualificarci in questa Q2, perlomeno nei primi 10 posti, e prendere anche i punti. Che derapata, signori! Molto rischiosa questa prima curva, sia in frenata che in percorrenza. Prime curve un disastro. Sente il motore. Qui in piena, vediamo, siamo entrati un po' larghi. L'importante è fare bene questa. E qui questa S molto stretta. Ecco, ora non benissimo, però neanche male. Siamo fuori con doppia morbida, sta per finire il nostro primo tentativo qui nel Q2, non sembra essere un tempo malvagio, 4 e mezzo, noi abbiamo le carte per fare un 4,1, 4,05, fino al cinquantino ho sbagliato un paio di curve importanti, ora va molto bene però. Probabile che questo secondo giro non abbia possibilità. Vediamo come arriva al traguardo Rino Cinquantino in questo secondo tentativo bruciando la gomma. 4,6, un decimo più lenti di prima. Si sta concludendo il terzo giro di qualifica con le stesse gomme e non riusciamo a migliorare un'altra volta per un decimo. Siamo settimi per ora, credo che va bene così. Accelerando il tempo delle qualifiche, ci hanno sbattuti al 12esimo, 13esimo. Porca miseria. Noi siamo da 2, 4 e 1. 2, 4 e 1 sarebbe un quarto, quinto posto. Metto delle gomme qualsiasi e riprovo. Ed eccoci fuori per uno degli ultimissimi tentativi in Q2 per strappare una posizione, ci hanno sbattuti indietro.
Forza Rino. Dalla quindicesima alla resta quindicesima, 2,5 decimi più lento. Niente da fare. Vediamo dove ci hanno sbattuti. Alla quindicesima posizione. Partiamo dalla quindicesima. Non siamo riusciti a entrare nell'obiettivo che ci chiedono. Speriamo in gara di prendere queste 5 posizioni e entrare nei primi 10. Qui vediamo il setting prima della gara. Precarica 5-6, forcella 3-7, ammortizzatore 3-6, durezza 6-5. Per il cambio abbiamo 9-8-7-7-5-0 e la trasmissione finale a 6. Ed eccoci alla quindicesima posizione, la griglia di partenza. Partiamo con una media e una dura, perché la temperatura è molto alta e abbiamo visto deteriorarsi le gomme molto rapidamente. Sono 5 giri, la media arriva quasi cotta a 5 giri. Prima curva, attenzione. Mamma mia. Siamo ancora in piedi. Abbiamo guadagnato qualche posizione. Filato 1, Vietti, se non mi sbaglio, in maniera molto elegante. Abbiamo infilato un altro. Un altro ancora qui all'ultima curva. Rino Cinquantino molto carico, li vuole andare a prendere tutti. Vediamo Rodrigo nel mirino in questo momento, non riusciamo a stare in scia. Ecco, abbiamo preso il risucchio, andiamo a provare la staccata su Rodrigo, però Rodrigo ci ha messo la sua perché non voleva farsi superare. Vediamo se riusciamo. Il cambio di direzione è stato molto lento. Non siamo riusciti a metterci all'interno e abbiamo proprio perso tutto quello che avevamo racimolato. Abbiamo anche la gommina dura, dobbiamo stare attenti che non perdona. Ad ogni modo, del momento una ottava posizione, abbastanza buono. Siamo partiti quindicesimi, il nostro obiettivo è arrivare nei primi 10, mantenere questa ottava posizione sarebbe già un successo. Ma sappiamo che se giriamo puliti siamo lì con Rodrigo.
pneumatico duro alla fine di questa curva non permette di aprire il gas quando siamo abituati con altri pneumatici e allarga un po' la traiettoria. E qui ci stiamo avvicinando sul rettilineo, non molto, ma ci stiamo avvicinando. Andiamo a tirare anche questa staccata, vediamo se ci mettiamo per terra. Qualcosa abbiamo recuperato, attenzione, entrare bene anche qui. Se non vai dentro brutale non correggi più, il pneumatico non ti aiuta per niente. Diciamo che l'ottava posizione potrebbe essere il nostro risultato, o peggio, perché possiamo sempre fare peggio, però meglio dell'ottava posizione lo vedo difficile in questo caso. Sono andati via i primi sette. Sono andati via non immensamente come in altre gare, però sono troppo piccolini là in fondo. Noi sembra che al momento non siamo impensieriti da lì dietro, come avete visto, però bisogna stare molto attenti a non commettere errori tra il deterioramento delle gomme e il naturale addormentarsi di Rino Cinquantino verso la fine della gara. Qua siamo stati molto lenti, inizia già la narcolessia di Rino, che si addormenterà prima della bandiera a scacchi. Si sono avvicinati incredibilmente con questi due errori. La moto non gira una merda. Fare di tutto per rimanere ottavi, Rino. Sì, sì, sì. Sì che restiamo ottavi. Sì. Pneumatico in difficoltà, Considerando che all'ultimo giro a questi dell'intelligenza artificiale gli si chiude la vena e vanno al doppio, vedremo come va a finire tra qualche curva quando inizierà l'ultimo giro. Il distacco non è molto. Cercheremo di non dargli la scia, vediamo, no? Sono lontani, non prendono la scia. Inizia l'ultimo giro. Vediamo se riusciamo a mantenere salva questa ottava posizione. Sempre qua gli diamo un bel distacco. Rino, sveglio Rino, e andiamo a punti. Forza Rino.
La moto va dove vuole? Molto difficile percorrere come con due gomme morbide queste curve. Correntaio, ci siamo salvati. Sabbia! Oh. Incredibile l'ultima curva, signori, come al solito. Cardiopalma. La nostra accelerazione ci dovrebbe far vincere. Il nostro compagno di squadra, Tova. Incredibile, signori. Uff! Ottava posizione strappata da Rino Cinquantino, punti importantissimi, il nostro compagno alla nona. Uff, molto bene, che tensione finale. Come sempre il caffè non fa effetto e Rino si addormenta. Forse deve prenderlo molto prima perché gli faccia effetto. Dentro delle 10 posizioni in gara, però non in qualifica. Non siamo riusciti a fare il nostro 40-54-1. Il licenziamento si è allontanato, siamo più vicini alla metà, raccogliamo 3100 punti, ci servivano 25 di sviluppo e un 10 bonus, credo, per un totale di 30, o ci avanzavano, già. Ah, finestra di mercato, sempre nella Moto3, ci offrono un salto a Estrella Galicia, Leopard Racing, Red Bull, Boe School Rider Mugen Race. Questo è molto debole. Passo indietro. E queste altre due hanno un rendimento simile al nostro. La Leopard, questa dovrebbe essere di Dalla Porta, quelli azzurrini. Hanno forte in tante piste, questa non ce l'ho presente. Io resterei a Honda Timasia, considerato che ci vogliono, la possibilità di restare c'è. Noi restiamo a Timasia. Bene ragazzi, la prossima settimana saremo in Catalunya, la regione che vede come capitale Barcellona. Rino Cinquantino, vedo 38 punti, campionato piloti, è nono. Di questo passo riuscirà a stare nei 10. I team fanno offerte, non è un pilota sconosciuto. Abbiamo la sesta, la 29esima, la seconda e l'ottava posizione. Un bravo pilotino. Diciamo che il video è finito. Se ti è piaciuto mettigli un like, se ancora non ti sei iscritto iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video e ci vediamo presto.